Papà ti salvo io, l'iniziativa ideata e organizzata dall'Associazione Balneare di Lido di Camaiore è tornata in presenza con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaber che hanno potuto assistere all'esercitazione di guardia costiera a Vigili del Fuoco. I bambini delle scuole hanno anche potuto toccare con mano i mezzi di soccorso e seguire le lezioni tenute da bagnini e personale di salvataggio per tutto quanto concerne la sicurezza in mare. Tre momenti di maggior coinvolgimento che hanno scatenato l'entusiasmo dei bambini e la curiosità dei tanti spettatori presenti sul pontile, la simulazione, con l'ausilio dell'elicottero della Capitaneria, di un salvataggio in mare, con l'intervento anche della motovedetta e dell'acquascooter dei Vigili del Fuoco. Inizia estate in sicurezza, inizia estate facendo capire quanto è importante la sicurezza in mare attraverso tutti gli strumenti necessari, come per esempio il soccorso acquatico, la Capitaneria di Porto, tutti gli enti preposti, Misericordia, Vigili del Fuoco, che sono i nostri, diciamo, aiuti principali per quello che riguarda la sicurezza del nostro mare. E partire proprio dai bimbi delle scuole è un modo per far crescere anche una generazione di bagnanti consapevoli. Intanto vogliamo portare a conoscenza del lavoro che viene fatto sulle nostre spiagge grazie appunto agli enti che si diceva prima, e questo è il valore generale, no? Di quello che si inizia a partire da un contesto civico di insegnamento anche alle piccole leve, no? Che poi saranno fruitori del mare e possibilmente anche lavoratori del mare. Presenti in spiaggia anche alcune squadre della SIX, la Scuola Italiana di Cani da Salvataggio, con le unità cinofile impegnate nella vigilanza delle spiagge libere di Forte dei Marmi.